Ciao e bentornati su Series Ricappedita. Oggi andrò a spiegare la quinta parte di una serie fantascientifica drammatica intitolata Under the Dome. Attenzione spoiler! Buona visione! Jim sa che se Barbie dice alla gente che non ha ucciso nessuno, la sua verità verrà svelata. Quindi, dipinge Barbie come il cattivo e chiede all'intera città di stare in allerta per l'assassino a piede libero. Organizza anche una squadra di ricerca casa per casa con l'aiuto delle persone. Linda non necessariamente lo supporta, ma lui l'ha manipolata facendole credere di essere dalla parte del giusto. Da qualche altra parte, Julia è ancora in coma ma fuori pericolo. Si dice che tornerà cosciente in pochi giorni. Nel frattempo, nella stazione radio, Dodé ascolta i soldati da fuori. Parlano di Barbie e di come dovrebbe essere contattato il prima possibile. Sembrano anche sapere qualcosa sull'uovo nero, ma non ne parlano molto. Tuttavia, il termine innesca qualcosa nella mente di Dodé e lei ricorda di essere stata fulminata dall'uovo e di una mini cupola su di esso. Esamina anche il rullino della fotocamera del suo telefono che contiene una foto dell'uovo che ha fatto prima di perdere i sensi. Va rapidamente da Jim per parlargliene, ignara che sia lui il vero cattivo. Nella stalla, Ange, Joe e Norie si stanno occupando dell'uovo e della cupola. Cercano di dare un senso alla visione della morte di Jim che hanno avuto prima. Ange pensa che dovrebbero ucciderlo il prima possibile, ma dato che anche Junior è nella loro squadra, non possono rischiare di perderlo. Per ora, decidono di aspettare l'uscita della farfalla, dentro la cupola, dal suo bozzolo. Improvvisamente, Caroline irrompe e vede l'uovo luminoso. Norie le spiega tutto e la implora di non dirlo alle autorità. Lei accetta di aiutarli, sapendo che Jim non è qualcuno di cui ci si può fidare. Junior va da suo padre e lo abbraccia, grato che sia al sicuro. Dopo aver visto la visione della sua morte, è ancora più protettivo nei suoi confronti. Jim gli ordina di fare da guardia a Julia, così Barbie non proverà a farle di nuovo del male. Sottolinea anche che deve essere informato se riprende coscienza. Vuole assicurarsi che non dica alla gente che Barbie non è quello che ha cercato di ucciderla. Dopodiché, Dodé va da Jim per dirgli quello che ha sentito alla radio. Vanno alla stazione e ascoltano di nuovo la registrazione. Jim scopre anche dell'uovo e che si trova nella stalla di Joe. Ma poi, sentono i soldati che parlano di come Jim ha ucciso il pastore dopo l'attacco nucleare. Dodé lo sente ed è scioccata. Gli chiede quindi, con paura, quante persone ha ucciso. Sapendo che il suo segreto è stato svelato, Jim confessa tutti i suoi crimini. Subito dopo, uccide Dodé e dà fuoco alla stazione. Linda lo scopre e anche il migliore amico di Dodé, Phil. Presumono che sia stato Barbie a farlo, l'avrebbe uccisa poiché la trasmissione di Dodé incoraggiava le persone a cercarlo. Nel frattempo, Barbie trova Ange e le dice che la vita di Julia è in pericolo. Jim ha negato tutte le questioni in sospeso, ma quando Julia si sveglierà la sua bugia sarà svelata. Quindi, Barbie deve proteggerla prima che Jim la raggiunga. Ange accetta di aiutarlo e lo porta dentro ospedale attraverso la porta sul retro. Porta anche Junior da parte per distrarlo, mentre Barbie porta una Julia priva di sensi all'ambulanza. Junior lo scopre e chiama Linda immediatamente. Barbie costringe Ange a portare via l'ambulanza, mentre lui distrae la polizia poiché gli stanno dando la caccia. Il piano funziona e Ange riesce a far uscire Julia dall'ospedale. Riesce anche a ottenere una radio della polizia in modo da essere informata sugli spostamenti della polizia stessa. Linda affronta Barbie e Phil lo atterra, facendolo arrestare. Da qualche altra parte, Norie e Joe portano l'uovo a casa di Ben che è già stata controllata dalla squadra di ricerca. Non vogliono tenerlo nella stalla e rischiare che Jim lo trovi. Ben accetta di aiutare e tiene l'uovo nella sua stanza. Mentre sono lì, Jim e i suoi uomini vanno alla stalla per cercare l'uovo, ma vengono fermati da Caroline. Cerca di sostenere che non possono perquisire la casa di qualcuno in assenza del proprietario, ma Jim non è uno che fa marcia indietro. Fa in modo che i suoi uomini la trattengano. Joe e Norie arrivano e cercano di combatterli, ma vengono trattenuti dagli uomini di Jim. Tuttavia, quando apre il fienile, è sorpreso di trovarlo vuoto. Chiede ai ragazzi dov'è l'uovo, ma fanno finta di non sapere di cosa stia parlando. Di conseguenza, vengono arrestati e gettati in prigione. Jim ha intenzione di minacciarli per scoprire la posizione dell'uovo. Non vuole che l'uovo abbatta la cupola prima di uccidere tutti coloro che potrebbero testimoniare contro di lui in futuro, come Julia e Barbie. Nelle celle, Joe e Norie pensano a un piano di fuga. Jim arriva e li minaccia di nuovo di rivelare dove si trova l'uovo. Norie, invece, lo chiama codardo, il che lo spinge a entrare nella sua cella. Lo attacca con un coltello, ma l'uomo lo schiva in un istante. Dà loro un'ultima possibilità di riscattarsi prima di scappare. Linda porta Barbie in cella e lo rinchiude con le mani legate.
Un Jim spaventato le chiede se Julia fosse cosciente quando è stata vista l'ultima volta, ma Linda non ne ha idea. A casa di Ben, l'uovo inizia a emettere rumori striduli che gli fanno male la testa. Lo copre con diversi strati di vestiti e spera che Joe torni presto. Nella scena seguente, Jim si avvicina a Barbie e gli chiede di confessare le accuse di omicidio. Minaccia Barbie con le vite di Joe, Norrie e Julia, facendolo accettare con riluttanza di fare quello che dice. Di conseguenza, Joe e Norrie vengono liberati. Jim fa in modo che Linda li segua, sapendo che i ragazzi andranno direttamente alla mini cupola. Dopodiché, Junior incontra suo padre e gli chiede se sta nascondendo qualcosa. Pensa che il fatto che Jim voglia essere il primo a parlare con Julia sia strano. Jim mente e afferma che Barbie ha confessato gli omicidi. Questo conferma che vuole solo la sicurezza di Julia e fa sì che Junior si fidi di nuovo di lui. Da qualche altra parte, Julia si sveglia e rivela di essere stata colpita da Max. Dopo aver scoperto che Jim sta accusando Barbie con forza, deve dire alla gente la verità. Joe, Norrie e Caroline arrivano a casa di Ben e sentono il rumore di cui si sta lamentando da quando l'uovo è arrivato in casa sua. Notano che l'uovo brilla e fa movimenti. Linda vede che l'uovo è quello che ha seguito il ragazzo. Caroline cerca di farle capire che stanno facendo la cosa giusta, ma Linda si rifiuta di crederci. All'improvviso, la farfalla esce ma è debole poiché è intrappolata. Il gruppo deve trovare un modo per farla uscire fuori, ma non sanno come farlo. Fuori dalla stazione di polizia, una folla di persone si è riunita per assistere alla confessione di Barbie di tutti gli omicidi. Tuttavia, alla domanda, si dichiara non colpevole. Jim lo trascina furiosamente dentro e gli chiede di giocare secondo le sue regole. Di ritorno da Ben, la cupola inizia a diventare nera e la farfalla perde i sensi. Contemporaneamente, anche la cupola più grande diventa nera facendo vivere a Chestersmill la notte in pieno giorno. Fuori, tutti iniziano a farsi prendere dal panico e a pregare. Linda si rifiuta ancora di fidarsi dei ragazzi e tocca la mini cupola, che la fa sbattere contro il muro. Questo dà agli altri la possibilità di scappare con l'uovo. Junior arriva al momento giusto e li aiuta. Nel frattempo, Julia va alla stazione di polizia non sorvegliata e libera Barbie. Phil cerca di fermarli, ma Barbie riesce a metterlo fuori combattimento anche con le mani legate. Quando stanno uscendo, Joe li contatta alla radio della polizia e chiede loro di venire in un luogo segreto che Angie conosce. Jim e Linda sono a casa di Ben. Sentono anche loro il messaggio di Joe, ma non sanno quale sia il luogo segreto. Poco dopo, i quattro prescelti, Barbie e Julia, si incontrano al cementificio. Junior cerca di attaccare Barbie, ma viene fermato perché hanno bisogno di lui, in quanto, in realtà è il monarca di cui parlava la cupola. Julia dice a Junior che Barbie non le ha sparato. Tutti cercano di dirgli la verità su suo padre, ma è troppo accecato dall'amore che prova per lui per crederci. Dopo la discussione, i quattro prescelti toccano la cupola e la trasformano in polvere. La farfalla sembra essere morta all'inizio, ma poi comincia a volare intorno a Barbie. Il gruppo pensa che questo significhi che lui è il monarca. Tuttavia, subito dopo, il terreno inizia a tremare. Qualcosa dice a Julia di raccogliere l'uovo e lei lo fa. Per questo motivo, lo scuotimento si interrompe. Questa volta la farfalla si siede sull'uovo, dichiarando Julia la monarca. Da qualche altra parte, Jim ha intenzione di giustiziare Barbie davanti all'intera città per affermare il suo dominio e per mostrare il falso senso di giustizia al popolo. Usando l'aiuto di Phil, vuole che le persone preparino la cerimonia per l'occasione. Per cercare Joe e gli altri, Linda va a casa loro e finisce nel loro fienile. Vede le stelle e le costellazioni disegnate sul soffitto e ne parla a Jim al telefono. Vede anche le stelle rosa stanno cadendo scritto sul muro. Dopo aver sentito questo, Jim è scioccato perché la sua defunta moglie ripeteva la stessa cosa anni fa, prima della sua morte. Per indagare ulteriormente, porta Linda nello studio di sua moglie e le mostra un dipinto dell'uovo nero e delle stelle rosa che ci cadono sopra. È chiaro che Jim e Junior sono collegati alla cupola in un modo in cui nessun altro lo è. Al cementificio, Junior vuole portare l'uovo alle autorità, ignaro che suo padre l'avrebbe distrutto. Quando gli altri cercano di proteggerlo, tira fuori una pistola e li minaccia di consegnarglielo. Barbie lo affronta, dando agli altri il tempo sufficiente per scappare. Tuttavia, di conseguenza, viene arrestato ancora una volta. Julia e gli altri si incontrano nel bosco e chiedono all'uovo cosa dovrebbero fare ora. All'improvviso, la defunta madre di Norrie, Alice, viene da loro. Rivela di non essere la vera Alice ma è venuta come tramite per comunicare tra loro e un altro gruppo. Lei gli dice che il loro scopo è quello di proteggere l'uovo ad ogni costo e che ne scopriranno il motivo in seguito. Alla stazione di polizia, Jim prende in giro Barbie poiché l'intera città sta aspettando la sua esecuzione.
Barbie a sua volta dice che un giorno la città farà lo stesso con lui. Nel frattempo, Julia e il gruppo vanno alla tavola calda per nascondersi. Sentono Jim parlare alla radio, vogliono che li consegnino l'uovo in cambio della vita di Barbie. Dopodiché, Junior fa visita a Jim e chiede se ha davvero ucciso tutte quelle persone, essendo accusato da tutti di averlo fatto. Jim confessa gli omicidi, ma manipola Junior a pensare di aver fatto tutto per la città e la sua gente. Un ingenuo Junior si fida ancora di suo padre e accetta di schierarsi con lui solo se d'ora in poi non gli mentirà più. Julia sa che l'intera città sarà morta se l'uovo cade nelle mani sbagliate. Dal momento che è la monarca, si assume la responsabilità di tenerlo al sicuro. Chiede anche agli altri di riposare per la notte in un posto più sicuro ed esce con l'uovo. Qualche tempo dopo, tutti in città si radunano per assistere all'esecuzione. Barbie è pronto alla forca, con un cappio al collo. Allo stesso tempo, Julia raggiunge il lago e arriva su una barca prima di far cadere l'uovo in acqua. Crea scintille rosa che volano nel cielo, formano un'illusione di stelle rosa che volano. Tutti in città le vedono e ne rimangono ipnotizzati. Questo interrompe anche l'esecuzione pochi secondi prima che Barbie venga ucciso. La sostanza rosa incandescente fa una luce brillante nel cielo che copre l'intera città di Chester's Mill, rendendo la cupola bianca. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!